al mio. Mamma mia, questa secondo me è senso unico stavolta. Mo voglio magari succeda la stessa cosa, avrei portato pure bene. Guarda Gilberto che triste, guarda quanto è triste Gilberto. Migliore ragazzi. Tutti ti davano per sconfitto sin dal primo momento. Hai dimostrato che invece ci sai fare e anche molto bene. Quindi adesso con molta tranquillità e nonchalance prendi e dimostra veramente chi sei, come hai fatto fin dall'inizio. Ho perso un grande mister. Salutiamo la coach Rebecca Parziale che ha paccato il nostro defratino, però non l'abbiamo lasciato senza. Oddio, meno male, sì, meno male. Se no, ecco perché non sentivo porco due. Nessuno che rompeva il cazzo con qua la voce stridula a bordo campo nelle partite del Gilberto Ernano. Mamma mia, stappo! Meno male, Tommy, bentornato. Non ti voglio mettere pressione, però se non vinciamo questo, Andrea, non lo vinciamo più questo pallone d'oro. Oggi hai l'occasione vera per portarlo a casa e zittire tutti quelli che nei commenti ti hanno criticato, Andrea. A finale dell'Inter! Ci ha avuto letteralmente il giro dell'Inter in Champions League! Ed eccoci qua al secondo match di questa bellissima semifinale! C'è un Sergio Cruz là in fondo che vi sta aspettando. E allora Isaac! Ma chi è? Boh, ma che cazzo ne so, sono tutti uguali a Manux, non ci capisco più un cazzo. Chris, bentornato, Tommy, bentornato. 2, 1, let's go! Mamma mia, Royal Rumble si comincia con questa seconda semifinale, attenzione! Abbiamo solo... Ah, ho capito. Ah, mia Dio, fratello. Solita giocata fa sempre quella, ma tutti continuano a cascarci, è assurdo, ragazzi. Fotocopia della partita di prima. Si va bene? Un secondo, attenzione. Matteo sembra un po' nervoso. Deve reagire, ma senza nervosismo. Questi si conoscono. Attenzione, c'è Matteo Robert che sta giocando questo torneo da underdog. Nessuno avrebbe puntato un centesimo su di lui, ma è qui a giocarsi l'accesso alla finale contro un fratino. E attenzione, Matteo! No! Mamma mia! Magari gli tira 5, Sergio Della Donna. Tira da ovunque questo. Solo gol da centrocampo davanti alla porta. Va dritto. Lo sai sbagliato, Matteo. Fermi, si è fatto male. Fermi un secondo. Come? Tutto a posto? Mamma mia, la sportività di fratino, ragazzi, mi sta facendo bagnare. Era rosso. No, adesso è già stato eliminato. Non regalare la palla, Robert. Occhio a fratino, ragazzi, ricordiamo, si stanno affrontando i due che fin qui hanno la miglior difesa. Fratino è arrivato in semifinale subendo solo un gol in due partite. Matteo ne ha subiti solamente 3. E uno solo da Donali. Attenzione, arriva però una... Oddio, madò, è la cosa più fastidiosa che io abbia mai visto. Gol subito. Bravo, raga! Esultanza la Cristiano Ronaldo per Fratino. Madre Teresa, è veramente la cosa più fastidiosa, tossica e velenosa che abbia mai visto. Le bimbe di Matteo sono tutte in apprensione. Deve accorciare le distanze, ma sembra non essere la sua serata, ragazzi. Attenzione, ancora Matteo in possesso del pallone. Chi perde si dovrà beccare Gilbert nel terzo quarto posto, quindi vi conviene vincere. Oddio, perché nel prossimo video ci sta terzo quarto posto e finale. Quindi c'è ancora un game di Gilberto il nano, si gode. No, Andre. Palo! No, capito, doppio palo, vabbè. Andre! Ma quanto è sfortunato Matteo! La partita sì, è bloccata, sono 2-0 che va avanti da molto tempo. Prova il tacco, Fratino, ma viene fermato da Matteo, che sembra sovrastare Fratino di fisico. Occhio allora Matteo che prova a ripartire, occhio perché questo scontro è fondamentale. Palla di Andy, Roberto, 2-1! Vamos! E chi vuole sentire l'arbitro? Tutto regolare, sono veramente corretti. E allora finalmente si sblocca la serata di Matteo Robert. 2-1! Come fa lui? Lui si mette 2 metri avanti alla porta. Renzo Ale Asap, caccia bentornati. Attenzione, indicazione di Crispo. Ma perché c'è sta Crispo così debotto? Che ha già giocato e ha già vinto una semifinale in questo stadio. Stracolmo di gente. Bel cazzone. Però Fratino deve ripartire. Se fa gol sarà fine primo tempo. Gioca. Sei possesso. Attenzione! Vedi che il vantaggio ti ha aiutato. L'arbitro ha avuto ragione, ragazzi. Ho capito, ma l'arbitro, ma raga, ma da, ma arbitrino sta sulla luna. Ma che io devi sei in posse, ma che cazzo sto a vedere? È tutto contro arbitrino, che però prima fischia, quello tira dopo che ha fischiato, dice no, andà bene. Matteo, tu hai battuto Donali 5-1. Tecnicamente siamo là. Andrea, stai ridendo, stai scherzando? Tra poco festeggiamo. Ma chi è lui? Sì, perché sembra uscito da un rave? No, vediamo di festeggiare con il sorriso, Andrea. Siamo così. Due gol. Stai subendo gol, cioè veramente capito che stai male perché non ti ha saltato, capito? Sta tirando. Deve essere 2-2, 3-3. Dio perdona, Frati. No! Mandiamola a casa, Fratino. Vai,
Andre, vai, Andre! Palla Matteo. Comincia questo secondo tempo di questa seconda semifinale per il secondo pallone d'oro 2.0, ragazzi. Dai Matteo, dai Matteo, dai! Occhio a Matteo, fratino si avvicina per riprendere il pallone, vediamo chi attaccherà per primo dei due. Matteo, Matteo ragazzi, il giocatore più forte del mondo fa la crocchetta gol, ne ha fatte 18 in 10 gol, non se, matematicamente impossibile, non ne fa una. Matteo non sguarda la non porta, ne fa una. Però è coperta dalle gambe d'acciaio Inox di Andrea Fratino. Madonna, aspetta, quelle sono acciaio Inox, c'è Gilberto Ernano che c'ha. C'ha la spada Z. Come la vedi sta partita? Un po' spenta, deve dare un po' di più Robert, deve attaccare. Matteo prova a riaccenderla, ma il telecomando è in possesso di Fratino, che riparte col pallone. Mone Fanato, vediamo se proverà la sua solita giocata. Prende palla Matteo! Wow! Quello che stava per succedere a Fratino, signori, se scrive Fratino se legge Baresi. Partita spenta, Patri. E allora riparte Andre. Come faremo un vero gladiatore. Occhio Andre, c'è una finale che chiama, Sergio c'è un brasiliano Ramos, che vi sta aspettando per l'atto finale. Vediamo bello se ci sarà Matteo pure Fratino che rischia l'autogol, ma salva ancora la situazione. Mamma mia Andrea, attenzione, prova a ripartire dove la palla rimane lì, mamma mia che tappi, neanche fosse un flipper. Allora parla, questo è il secondo, ref, secondo. E questa munizione, oh! Ah dai Simone! Fallo normale. Credo sia anche il primo in generale, quindi sì, complimenti. No, credo, ho capito. Cioè, stai attenta alla partita. Gianmi, Luca, ben tornato. Molto pulita, complimenti a entrambi i giocatori, ragazzi. Io l'abbiamo sempre venduto. Crispo però non ci sta. Crispo ancora dente avvelenato per aver perso la finale qua, ragazzi. Attenzione, prova a ripartire Matteo, mi viene fermato. Allora occhio Fratino che recupera il pallone, tira il gol! Gol! Andrea! Ma che cazzo fai? Che gonfia la rete! Qui a Napoli allora 4-1. E adesso, signori, finita, sì, 4-1, mostra la mente, per qualche motivo gli fa 2 gol e poi finisce 5-3. Il tiro deve essere gol, partiamo male però Matte, attenzione Fratino che potrebbe chiuderla. Questo è lo sguardo di un lottatore spietato, quella di Andrea. Ah, ho capito, Fratino, re della geometria. E allora ragazzi? Ho capito, sì Fratino, oddio che fa che si spruzza un po' di profumo, ma poi dice cazzo è troppo, e allora se lo leva da addosso. Finalmente il secondo finalista di questo pallone. Sì, il goniometro, Xavi. Sin chiedere della posizione, sì, mi sta bruciando in una maniera. E quindi, signore e signori, finalmente abbiamo i finalisti del pallone d'oro di TikTok. Una mezza chiappa, ma la prendo onestamente. 2.0, sì? Però. L'hai fermato, è sempre uguale. Fratino contro Sergio Cruz. Ci avete capito che uno di voi. Carino. Avete capito che uno di voi sarà il campione, onorato da tutti quanti. Abbiamo anche, però, un incredibile terzo quarto posto che si giocherà. A Gilberto t'hanno rubato, t'hanno a Gilberto. Però Matteo Gilbert che hanno voglia di rivalsa, arrivare almeno sul podio. E allora ragazzi ci vediamo alla finale. È una finale quindi. Non è riuscito nemmeno a mettere davanti allo schermo precisamente il pallone d'oro per fare la transizione. Podio. E allora ragazzi ci vediamo alla finale. Cioè l'ha fermato prima. Finale quindi giocala da finale. Ma Fratino si rimette un po' di Tom Ford così. È il pallone d'oro di TikTok 2.0. Questa finale promette un livello tecnico veramente esagerato. Attenzione, Fratino che prova a passare. Mi fermi tutti. Faccio tu fa, non è che io gioco scorretto se è così. E mo, oddio, è però sì. E mo. Il problema è un altro. E mo come fanno? Cioè adesso che in finale scopriranno che anche altra gente a parte Gilberto il Nano può usare le mani nel gioco del calcio, rimarranno perplessi. Cosa, come se la giostreranno?